Ma io intanto distinguerei tra quelli che possono essere, volendo usare il metro che volete, quello del più pessimista o quello del più ottimista, gli effetti che può avere prodotto su comportamenti che si sono riscontrati nel centro storico in questo ultimo periodo, la sperimentazione, e quanto invece è origine di altri fenomeni. Perché non è che si vede solo nel centro storico, perché se io esco dal centro storico e vi lascio la porta, se preferite Porta Nuova rispetto a Porta Vecchia, io nel giro di 50 metri trovo tre bar dove la sera ci sono i giovani in questa maniera. Quindi io starei attento a ritenere, andare a cercare di cause che probabilmente non sono la ragione vera di quello che sta succedendo. Guarderei anche come certi fenomeni non sono solo presenti a Grosseto, ma sono un fenomeno che nasce in una modificazione di costume, una modificazione di comportamenti sociali e civili che purtroppo sono determinati da una strana modernità che in molti casi, in moltissimi casi, sono prodotti da un concetto diverso dell'educazione dei figli, dal concetto diverso dell'educazione dei figli, e questo è l'altro aspetto. Se fate una sperimentazione, se la gente la fa sulle pagine di del porticato, ci va che ci sia la pedonalizzazione, che ci sia la pedonalizzazione, sono tante dette proprio fuori da dentro. Detto questo, noi abbiamo fatto, e l'abbiamo detto fin dall'inizio, una sperimentazione. Qua ci si è stupiti che il comune a un certo punto l'abbia sospesa, ma l'aveva detto prima. Noi abbiamo fatto una delibera dove abbiamo detto faremo questa sperimentazione, il 2 di novembre la sperimentazione finirà, non ho detto la sospendiamo, finirà, tanto per sapere, faremo le nostre valutazioni. Prima di venire qui ho fatto anche una verifica. Ho notato che poi tutta questa grande voglia di partecipare, tutta questa grande voglia di pronunciarsi su questa cosa, almeno fino a questo momento, non si è manifestata, perché in una mano contro tutti quelli che hanno depositato dentro l'urna qui davanti il questionario del compilato, 227 sono quelli che hanno risposto a stasera in forma online. Ognuno dirà la loro, poi ci saranno gli stakeholder, come li abbiamo definiti, cioè i soggetti di rappresentanza collettiva, quelli che in qualche modo fanno gli operatori sociali, gli operatori istituzionali, eccetera, eccetera. Ognuno dirà la sua, ci sarà ovviamente anche il Consiglio Comunale che dirà, che dico dovrà dire la sua. Non è che siamo pressati dall'idea di trovare una soluzione domani mattina, ed non è questo quello che vogliamo fare. L'unica cosa che abbiamo sempre detto e che ribadisco è che allorquando ci vengono proposte iniziative che sono coerenti con lo stato del centro storico, con gli avvenimenti, con le scadenze di calendario, pensate a Natale, no? Tanto per capirci, e ci possono essere delle iniziative che animano il centro storico, che diventano, voglio dire, un'offerta nuova anche per chi può avere interessi diversi, noi non ci quella roba lì, due anni fa, ostacolavamo dico due anni fa, né l'anno scorso né lo faremo quest'anno. Cioè, nel senso che riteniamo che a fronte di iniziative credibili debbano essere rilasciate le autorizzazioni e la concessione del suolo pubblico, naturalmente quelle regolari, perché avrete anche senz'altro sentito tutte le polemiche che hanno riguardato i famosi mercatini dell'ingegno, o chiamatele come volete voi, i famosi hobbisti. Quindi allo stato attuale si fa questo. Nel frattempo, io l'ho detto anche alla stampa, noi abbiamo, proprio per riservarci una riflessione più compiuta, fatta una proroga di tutti i permessi che al 31 ottobre scadevano per l'accesso al centro storico, in maniera tale da revisionare. Guardate che io c'avevo il permesso, lui c'aveva il permesso non ce l'ha più nessuno, qui il permesso non ce l'ha più nessuno, ce l'hanno solo gli abitanti del centro storico, i rappresentanti dei servizi e i rappresentanti delle istituzioni, polizia, per capirsi, carceri e roba di questo genere. Detto questo, quindi prorogata a quella data, faremo una verifica di uno dei problemi più critici che riguardano permessi, che sono i fenomeni legati all'handicap, che sono esattamente il doppio dei permessi concessi a residenti e ai servizi, e purtroppo l'uso, o meglio l'abuso, che spesso si fa utilizzando quei tagliandi difficilissimi da controllare, perché io lo capisco, dice che ci vuole? Basta controllare, ho capito. Allora, carabinieri c'hanno il personale, la polizia non c'ha il personale,
per definizione i vigili urbani invece scoppiano di salute, cioè non è che, voglio dire, i vigili urbani che hanno sempre più pratiche amministrative, lo vedete anche voi cosa prevede la legge eccetera, che purtroppo sono sempre più impegnati, che purtroppo devono andare a fare sopralluoghi in rilievi degli incidenti, cosa che dovrebbe fare la polizia, e che poi i vigili urbani devono andare a testimoniare il tribunale perché hanno fatto un rilievo di sulla strada. La verità è che certi fenomeni richiederebbero che ci fosse un vigile urbano ogni 3 metri quadrati, perché non si può controllare tutto oggettivamente. C'è chi si lamenta che le biciclette vanno su marciapiedi, c'è chi si lamenta che a una certa ora in certe zone capitano certe robe, chi gli mette la macchina davanti al passo carrabile. Quando ci sono le partite di calcio e vedi 15 vicini urbani dislocati. Ma sono anche momenti del disordine, attenzione, sono anche momenti del disordine, non sono dei servizi inventati, improvvisati a Grosseto, sono dei servizi codificati, decisi con la questura, attento, gente, ragazzi. Quindi in sostanza non ci sono decisioni all'orizzonte definite, noi lo valuteremo, abbiamo preso anche l'impegno di consultare non solo gli stakeholder ma anche le associazioni di rappresentanza in qualche maniera. Vogliamo, nella maniera più assoluta, fare qualcosa che sia compatibile con l'ambiente, con le esigenze dei residenti, con le esigenze di chi vuole in qualche modo, e sappiamo di avere anche qualche, lo dico perché lui è il ministro delle finanze, anche qualche problema di altro ordine, problemi di arredo urbano, problemi probabilmente una piazza come Piazza della Palma, probabilmente prima di dire ci si fa questo piuttosto che quest'altro si comincia dalla misericordia per dire che probabilmente c'è bisogno di cambiare quella qualche ora, c'è bisogno di abbellirla in un qualche modo, cioè renderla diversamente accoglibile e conseguentemente probabilmente diversamente praticata. Quindi voglio dire, stiamo tranquilli che qua non si è fatto niente di particolare, è un test in più, ci aiuterà a decidere una volta di più e andare avanti sapendo che questa è una materia, ve lo dico, che non c'è centro storico, non c'è centro storico del mondo che non abbia questi problemi. Sono stato a Lugano con i vigili urbani di Grosseto, hanno un problema solo, voi dovete vedere che il livello di automazione, di controllo, di verifiche, telecamere, monitor di tutti i tipi, l'unico problema è quello di cui stiamo parlando anche qui.